Bentornati su Tech Today, sono Simone, oggi sono in compagnia del Dreamy L10S Pro, ultima fatica della DreamTech, è naturale evoluzione dell'L10 Pro che abbiamo recensito lo scorso anno, tra l'altro ancora un prodotto validissimo, vi lascio quindi il link al video. Invece questo è un discreto upgrade, mi è piaciuto moltissimo, non vedo l'ora di parlarvene dopo la sigla e dopo avervi ricordato come al solito il nostro canale di sconti su Telegram, dove proponiamo tutti i giorni coupon, offerte e errori di prezzo per questi prodotti e non solo ovviamente, quindi iscrivetevi a Sconti Today, vi lascio il link in descrizione. Diamo un'occhiata subito al design, classico cilindro, diametro 35 cm, è alto 9,7, compresa la torretta LiDAR che troviamo qui nella parte superiore, che si occupa della navigazione laser, quindi della mappatura e dell'orientamento all'interno della casa, una mappatura praticamente istantanea. Mi sembra veramente assurdo ancora che ci siano robot che non ce l'hanno, tenete a mente che se non hanno una torretta LiDAR no, quasi mai ne vale la pena l'acquisto. Tre pulsanti per il controllo, ritorno alla base, accensione e spegnimento e pulsi a spot, quindi potete metterlo da una parte e farlo partire direttamente con questo pulsante. Accediamo alla parte interna sollevando completamente lo sportello, ha degli attacchi magnetici, una soluzione tutto sommato comoda, ci permette di accedere ai due serbatoi della polvere, 450 ml. Si apre molto facilmente, soprattutto su tutto il lato, quindi ci permette di pulire completamente e con facilità il serbatoio. Stessa cosa per il filtro, operazioni pensate bene ed è importante perché è un'operazione che effettuiamo molto spesso e quindi è importante che sia comoda. Serbatoio dell'acqua 190 ml, abbastanza capiente in effetti, poi dipende da quanto acqua decideremo di inviare, possiamo selezionarla ovviamente su tre livelli come al solito, lo vediamo comunque durante il lavaggio dei pavimenti, e il solito tool per rimuovere peli, capelli dal rullo e per pulire il filtro. Nella parte frontale ritroviamo come nell'L10S, l'L10 Pro, un sensore ottico, fondamentalmente una telecamera che si occupa in questo caso di riconoscere gli oggetti, quindi è un sensore 3D che ci permette di riconoscere e anticipare eventuali ostacoli come ciabatte o anche di fili del caricatore, che sono veramente un classico, in quel caso vanno ad arrotolarsi nel rullo e lo mettono in grossa difficoltà, addirittura riconosce gli escrementi e non so se mi è mai successo, ma è veramente brutto vedere il robot che passa sopra gli escrementi e portarli per tutta casa con un risultato opposto alla pulizia. Nella parte inferiore troviamo subito la novità più importante di questo robot, Dreamy, per il lavaggio dei pavimenti ha scelto dei panni rotanti invece che il classico panno statico o vibrante, ma dei panni che ruotano, molto facili da rimuovere, hanno un attacco magnetico e è un velcro qui per rimuovere il panno ed effettuare poi il lavaggio degli stessi. Grandi risultati ovviamente rispetto a un panno normale, ma li vedremo anche questi dopo. Rullo completamente gommato, quindi fantastico per i tappeti e per evitare gli aggrovigliamenti, si accede molto facilmente, è un rullo da 17 cm, quindi anche abbastanza grande, anche questo dà risultati veramente ottimi rispetto a quelli misti gomma e setole, lo preferisco decisamente. Le solito le ruote ammortizzate, sensori anticaduta e qui davanti il sensore di riconoscimento tappeto che ci permetterà di aumentare la potenza quando riconosce un tappeto e di interrompere il funzionamento dei rulli per non bagnare il tappeto. Una sola spazzola laterale come in tutti i Dream, ma nella maggior parte dei casi è più che sufficiente anche per raggiungere gli angoli. In confezione troviamo anche la basetta di ricarica, sul quale non c'è molto da dire, piccolina, minimale, e ha tre gommini, anzi quattro nella parte inferiore per garantirne la stabilità, ma talvolta non è sufficiente, quindi troviamo anche un biadesivo per fissarlo al pavimento. Si occupa della ricarica, con l'occasione vi dico che ha una batteria da 5300 mAh, veramente tanta roba e garantisce 200 minuti di autonomia, poi lì dipende dall'utilizzo o meno dei rulli e a che potenza vorrete aspirare, e si ricarica comunque in 6 ore.
Parliamo di potenza, il Dreamy L10S Pro, nome difficile che sbaglierò sicuramente, raggiunge il ragguardevole valore di 5300 pascal di aspirazione, veramente molti, la precedente generazione ne raggiungeva 4000 e mi ero già entusiasmato, figuratevi con 5300 pascal, i risultati sono quasi scontati, una pulizia su tutte le superfici veramente ottima, prendo sempre esempio le piastrelle della mia cucina che hanno delle fughe molto profonde, lì il rullo non arriva, quindi è importante avere una buona aspirazione ed ovviamente anche in questo contesto non mi ha deluso affatto, una sola passata nei test fatti e si era già portato via tutto quanto. A maggior ragione nei tappeti stesso discorso, qui il rullo non ce la fa a tirare su lo sporco che si annida nelle setole, anche nei tappeti e moquette, quindi è fondamentale una forte aspirazione. E l'L10S Pro dà un grande aiuto, non delude assolutamente, ha tirato su tantissimo sporco, quindi mi sento soprattutto di consigliarlo a chi ha tappeti e moquette, ma anche per chi ha gli animali, perché anche in quel caso la forte aspirazione è importante, altrimenti capita che porti su la polvere, ma di trovare comunque moltissimo pelo in giro per casa. Tra l'altro il rullo, che mi è piaciuto molto, completamente gommato, è proprio fatto apposta, è l'ideale per i tappeti e le moquette, ma anche un sistema di anti-aggrovigliamento che porta quindi peli e capelli ai lati, poi vanno rimossi, ma permette di mantenere una buona efficienza durante la pulizia. Quindi consigliatissimo per chi ha tappeti, moquette e animali. Ma l'L10S Pro è anche una fantastica lavapavimenti, l'abbiamo visto nell'introduzione, l'adozione dei mop rotanti che rispetto al classico sistema di panno che viene trascinato, ma anche rispetto ai panni che vengono trascinati e vibrano come abbiamo visto nei Roborock, il risultato è molto migliore, i panni ruotano per 180 volte al minuto, spingono verso il basso, una pressione quindi verso il pavimento e la frizione che creano è veramente molta e di conseguenza anche il risultato è veramente eccellente. Intendiamoci, le macchie quelle molto difficili o molto vecchie non vengono via, ma un grande passo avanti rispetto a tutti i sistemi visti fino a questo momento. Possiamo regolare la quantità di acqua che inviamo, quindi a seconda del pavimento che vogliamo che utilizziamo, e immagino sempre chi ha il parquet voglia evitare un eccesso di acqua. Possiamo utilizzare una soluzione detergente, l'importante è che non faccia schiuma e che non debba essere risciacquata. Il risultato, come dicevo, è veramente ottimo. Mi è piaciuto anche molto il fatto che non lascia i classici aloni e le strisce tipiche dei panni che vengono trascinati. La rotazione crea un movimento tutto sommato omogeneo e così anche il pavimento che rimane è appunto privo di aloni e omogeneo. I panni vengono sollevati quando viene riconosciuto un tappeto e questo è anche un grande vantaggio perché ci permette di effettuare con un'unica passata sia aspirazione sia lavaggio. Attenzione, non è così su tutti i robot, anche quelli più recenti, non tutti hanno un meccanismo per sollevare il panno di lavaggio. Questo insomma è un grande risparmio in termini di tempo perché facciamo appunto tutto con una sola passata invece che una di aspirazione e una di lavaggio. La manutenzione è facilissima, i panni si tolgono con uno scratch e possiamo metterli in lavatrice o lavarli sotto l'acqua. Non abbiamo una base di autopulizia, per quello dovremo rivolgerci al fratello maggiore L10S Ultra che però costa oltre 1000 euro, invece qui abbiamo appunto il grande vantaggio di poter usufruire di questo nuovo sistema di lavaggio con panni rotanti senza spendere necessariamente un capitale. Promossissima assolutamente anche la funzione lavaggio. Merita una menzione il sistema di navigazione, come vi ho fatto vedere durante l'introduzione abbiamo un sensore laser per la mappatura della stanza e per la navigazione che lavora insieme a un sensore frontale ottico che permette di riconoscere gli ostacoli, quindi già all'ottima navigazione che si effettua tramite laser, l'aggiunta di un sensore 3D ci permette di anticipare eventuali ostacoli con un grande vantaggio che risparmieremo tempo e eviteremo situazioni anche complicate e spiacevoli, per esempio quando si aggroviglia un filo nel rullo oppure che venga trascinata la ciabatta per tutta casa. Si traduce in un risparmio di tempo, una migliore autonomia, percorsi sempre ottimizzati. Questo ovviamente è merito anche
dell'algoritmo sviluppato dal DreamTech durante questi anni, che permette di sfruttare questa tecnologia veramente bene, e su pochi prodotti si trovano soluzioni così ben sfruttate, e siamo di fronte fondamentalmente al non plus ultra della navigazione. È difficile chiedere di più. Diamo un'occhiata all'ottima app della DreamTech, che conosciamo ormai bene, ma un rapido sguardo è sempre interessante per chi non la conosce. Potete utilizzare anche l'app Xiaomi Home, che sostanzialmente offre le stesse funzioni. Ci viene mostrata subito la mappa della casa suddivisa per stanze. La suddivisione avviene in automatico, ma possiamo anche andare a gestire la mappa su più piani, se abbiamo più piani, andare ad unire eventuali stanze o dividere stanze che sono state interpretate in modo errato. Molte le funzioni per l'avvio della pulizia, possiamo semplicemente avviare tutta casa, come possiamo anche scegliere le stanze da pulire, nel caso solo alcune fossero disponibili, scegliere anche di pulirle fino a 3 passaggi per una pulizia più approfondita. Possiamo anche scegliere di pulire solo una zona, possiamo attivare delle zone riservate, zone vietate che non devono essere pulite, e impostare un muro virtuale che non deve essere oltrepassato, o attivare delle zone no mocio dove non volete che venga passato, quindi la pulizia del pavimento, magari se sono sensibili all'acqua. Possiamo impostare tutti i valori di pulizia, quindi la pulizia solo aspirazione, solo lavaggio, oppure ed entrambi. Adesso è disabilitata perché i moci sono staccati. Impostare la potenza di aspirazione, così come anche la quantità di acqua da inviare. La pulizia personalizzata invece ci permette di impostare dei valori specifici per ogni stanza, quindi una stanza con maggiore aspirazione, una con meno, e via dicendo anche per il mocio, una con più uso dell'acqua o con meno uso dell'acqua. Stessa cosa la sequenza di pulizia, possiamo sceglierla nel momento che selezioniamo le camere, ma anche impostare una sequenza predefinita di ordine che deve essere eseguito durante la pulizia. Abbiamo la possibilità ovviamente di vedere il report dell'ultima pulizia in tempo di esecuzione, la batteria residua, tantissime le impostazioni sul dispositivo, la scelta del volume e della voce, che ovviamente c'è anche in italiano, e protezione bambini, notifica, la riprendi pulizia permette di ripartire dal punto dove si è interrotto quando la batteria è esaurita, praticamente impossibile. Impostare una modalità non disturbare in cui e il robot praticamente non riprenderà la pulizia in quel periodo e interromperà tutte le pulizie programmate, che possiamo impostare, pulizie programmate, quindi una routine da eseguire tutti i giorni, per esempio se uscite, andate in ufficio alle 9, impostate la pulizia alle 9 e mezza tutti i giorni quando non c'è nessuno in casa. E abbiamo la cronologia della pulizia, il tempo residuo degli accessori, quanto manca prima di sostituirli, il controllo remoto per controllarlo come un telecomando, la possibilità di rintracciarlo, l'aggiornamento del firmware e via dicendo, la condivisione del dispositivo per condividerla con vostra moglie e vostro marito. C'è tutto quello che serve, tutto ben organizzato, tutto funziona perfettamente, lo ripeto tutte le volte, una fantastica app insieme a quella della Roborock, probabilmente sono le migliori. E veniamo alle conclusioni di questo DreamTech S10 Pro, robot fantastico, come avete visto soddisfa sotto tutti i punti di vista, ci troviamo di fronte a un vero top di gamma. Fantastica aspirazione, ottimo il lavaggio, la navigazione impeccabile come al solito. Ho adoro l'app della DreamTech, quello da sempre, forse insieme a quella della Roborock la ritengo la migliore. Quindi dal punto di vista tecnico e delle funzioni non c'è veramente nulla che possiamo dire. C'è da fare forse un discorso sul prezzo, viene venduto a 599€, al netto di promozioni che ci possono essere e ci saranno sicuramente a breve per il Black Friday. Può sembrare una cifra alta, ma ci troviamo di fronte veramente a un top di gamma che incorpora tutta la migliore tecnologia a disposizione in questo momento per i robot. E forse l'unica mancanza è quella della base di autoricarica, che troviamo invece nel fratello maggiore, l'L10S Ultra, che svuota la polvere, ricarica il serbatoio, soprattutto lava i panni tra una stanza e l'altra, ma anche a fine pulizia, e li asciuga pure,
evitandoci la scocciatura di lavare il panno, cosa che dovremmo fare con l'L10S Pro. Ma qui parliamo di un robot che costa 1100 euro. In quest'ottica l'L10S Pro invece ci permette, pagando la metà, di avere la stessa tecnologia nel robot ma rinunciare solo alla base, cosa che possiamo voler rinunciare per mancanza di spazio, appunto perché è un costo troppo alto, capito? Pagando la metà abbiamo fondamentalmente la stessa identica tecnologia, potenza, sensori e via dicendo. In quest'ottica ovviamente ha molto più senso. Poi se avete 1100 euro da spendere, ovviamente fatevi l'Ultra, che è veramente il massimo. Credo di non aver dimenticato nulla, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, anzi lasciate un bel like al video se vi è piaciuto e continuate a seguirci. Se ho dimenticato qualcosa fatemi domande nei commenti, sono sempre felice di rispondervi, continuerò a usare il prodotto per un po'. Per oggi è tutto, un saluto da Simone, ci vediamo alla prossima recensione.